Ragazzuoli cari, bentornati a un nuovo video sul mio canale. Oggi sono qui per presentarvi le 6 mosse, almeno secondo me, più belle che ci sono all'interno di Dragon Ball Xenoverse 2. Ovviamente non saranno mosse normali, ma aggiunte dalle mod. Ma prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Instagram o unirvi al gruppo Discord che lascio in descrizione, perché lì pubblicherò tutti quanti i miei aggiornamenti, così saprete anche quello che faccio durante il giorno, o semplicemente su Discord chiacchiero un po' con voi. E niente, detto questo, iniziamo! Al sesto posto ho messo un recolor della Kamehameha finale che si trova all'interno delle mosse di Kale. Questa mossa si chiama Distruzione Gigante o Gigantic Destruction e consiste nel lanciare un'onda caricata come la Final Kamehameha, potentissima, di colore tra l'altro verde, e quando la si va a caricare, diciamo, la sfera che si ha in mano è abbastanza carina perché è di color nero. Il costo di questa mossa è il massimo, ovvero 5 stacche d'aura, ma ragazzi, fidatevi, dal danno che fa e dalla bellezza ne vale veramente tanto la pena. Al quinto posto abbiamo il Crimson Lasso. Il Crimson Lasso non è nient'altro che un laccio divino? Sì, ok. Ma di colore rosso e nero, ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare, immaginatevelo sul vostro CAC. A differenza poi degli altri lassi, ecco, degli altri lacci divini, nonostante sia solamente un recolor, qui anche le spine che si vanno a infilzare dentro l'avversario, ecco, poi che si andranno a far esplodere, cambiano di colore, a differenza delle altre, che rimangono comunque rosa, magari fanno un lasso divino, non so, blu, e le spine che rimangono infilzate poi sono sempre rosa. Il costo di questa mossa è di solamente 3 barre d'aura e niente, è veramente troppo figa. Al quarto posto abbiamo la Distruzione Bianca. La Distruzione Bianca è una mossa di Zaiko, dio della distruzione, ed è veramente qualcosa di fighissimo anche il personaggio, però siamo qui per parlare della mossa. La mossa non è nient'altro che una sfera della distruzione, però di colore bianco con qualche effettino. Questa mossa consuma solamente 3 stacche di aura e ragazzi, quanto diavolo è tamarra, è veramente qualcosa di bellissimo, fa tantissimi danni innanzitutto. E poi c'è il bianco, che sa di puro, di dio, appunto, ci sta veramente molto bene ed è qualcosa di figo. Cioè, ci sono veramente poche mosse nel gioco che sono onde di colore bianco, ecco. Sul gradino più basso del podio abbiamo il Crimson Skip Vanisher Fist, ovvero il salto temporale. Questo direte è un salto temporale come gli altri? Sì, ma è di colore rosso e nero, che sono due dei colori miei preferiti ed è veramente qualcosa di fantastico, raga, ve giuro. Immaginate il vostro CAC che colpisce con questo salto temporale e distrugge il nemico di pugni per poi farlo esplodere con l'ultimo cazzotto, che è qualcosa mai vista prima, ovvero un'esplosione d'aura rossa che gli esce dalla schiena, il quale è veramente molto figo. Questa mossa rimane proprio come il salto temporale Molotov, ovvero 5 barre d'aura, però attenzione perché è potentissima ed anche bellissima da vedere. Al secondo posto abbiamo un'altra mossa di Zaiko, dio della distruzione, ovvero un recolor ma fatto con i controcoglioni dello scoppio di meteoriti. Infatti questo qui è molto più potente, di colore diverso e si va a chiamare Scoppio di Pianeti, ragazzi, è qualcosa di fighissimo. Consuma solamente 3 stacche d'aura, ma è qualcosa d'assurdo. Cioè, voi lanciate questa mossa e vedete il nemico raggiunto da un'esplosione arancione che salirà poi in cielo, si libererà sempre in cielo da questa esplosione arancione con qualche dettaglio verde e verrà piano piano disintegrato. Mossa, oltre che bellissima, anche, credo, la più forte della classifica. Al primo posto, la mossa di un personaggio che tanti di voi amano, sto parlando della Kamehameha Solare. La Kamehameha Solare, proprio come la Distruzione Gigante, non è nient'altro che un recolor della Kamehameha finale, ma veramente fatto molto meglio. Fatto meglio, è ovvio, è marchio de fabbrica de Feras sta mossa, raga. Comunque consisterà nel creare con le mani una sfera di fuoco, ecco, che ci porterà comunque a pensare che tra le mani avremo un sole e lo lanceremo, lo faremo esplodere contro il nostro nemico che verrà raggiunto da questo fascio infuocato e gli toglierà un macello di energia. Il costo di questa mossa è comunque di 5 barre, perché ovviamente è la Kamehameha finale, ma ragazzi è qualcosa di prepotente, vi giuro. Quando arriva questa mossa fa un macello di danni, brucia il nemico e
niente, è bella da vedere, è la più bella che io abbia mai visto. E niente ragazzi, il video finisce qui, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video.